all'inizio. Io mi scuso anche perché non sono stata presente ai lavori di questa mattinata, quindi anch'io necessariamente potrò ripetere argomenti che sono stati già trattati, e ringrazio anche per questa occasione di una serissima riflessione su quello che è, direi, un dato pacifico. Le mafie sono ormai da tempo, lo ha detto Alberto Nobili, un problema del nord del paese, tanto che si è detto che dobbiamo parlare di una vera e propria questione settentrionale. Questa presenza radicata è certamente aumentata, questo è pacifico, tra l'indifferenza, la sottovalutazione, il pregiudizio davanti a clamorose evidenze. Abbiamo sentito negli anni 90 2500 arresti a cui sono seguite altrettanto tantissime condanne. E allora qual è stata, il tema che mi è stato assegnato, l'azione investigativa della magistratura? Io penso che sia assolutamente necessaria, prima di entrare nel dettaglio, una premessa. L'autorità giudiziaria arriva sempre troppo tardi. Non si può delegare la lotta al crimine organizzato, di cui le mafie sono la massima espressione, esclusivamente alla magistratura e alle forze dell'ordine, perché le mafie non solo sono un problema criminale che quindi si potrebbe vincere con una adeguata repressione, ma non sono solo un problema criminale, sono qualcosa di più complesso, qualche cosa ben più vasto, sono un problema politico, sono un problema democratico, sono un problema culturale. Quindi un serio contrasto a tutte le forme di illegalità, che sono un terreno fertilissimo di cultura della mafia, a cominciare dalla corruzione, ieri se ne è parlato, perché da lì si comincia, e soprattutto le manifestazioni qui nel nord ce lo confermano. Ecco, un serio contrasto a tutte le forme di illegalità deve essere necessariamente fatto non solo da magistratura e forze dell'ordine, perché il sistema mafioso e il nord è un laboratorio di queste modalità di azione, prospera grazie al rapporto con la politica, grazie al rapporto con le istituzioni, soprattutto le istituzioni locali. Abbiamo sentito un esempio viva voce di chi ha vissuto certe realtà, certe situazioni, e proprio dalle relazioni con la politica e la pubblica amministrazione che la mafia riesce ad avviare quel capitale sociale che la magistratura milanese l'anno scorso ha così ben evidenziato nei suoi provvedimenti con cui ha provveduto ad arrestare tutti questi 'ndranghetisti. E allora, che cosa ha fatto la magistratura in questi anni? Io penso, e lo dico convinta, che l'azione della magistratura nei confronti del contrasto alla criminalità organizzata, come peraltro lo ha già anche accennato Alberto Nobili, nella lotta al terrorismo, sia un bilancio positivo, pur nelle tantissime ombre e luci della giustizia oggi in Italia, a cominciare dalla lunghezza dei processi, 156esimo posto per la durata dei processi in Italia. Ebbene, nonostante questo, io penso che il bilancio possa essere positivo. La strada è lunghissima, non bisogna assolutamente arrendersi. Parlo anch'io di un'esperienza personale. Io dico sempre di essere entrata in vigore col nuovo codice di procedura penale, perché ho avuto la sorte di prendere le funzioni in questo bellissimo lavoro che faccio ormai da tanti anni proprio il 23 ottobre del 1989, quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, e quindi ho sempre solo applicato il nuovo codice di procedura penale, e ho sempre solo fatto anch'io il pubblico ministero, pur avendo una vocazione civilistica. In realtà poi, per necessità, perché non ero arrivata nei primi al concorso, mi sono trovata a lavorare in una realtà molto complessa e totalmente distante dalla realtà in cui mi ero trovata a vivere. Io vengo dalla Liguria, quindi necessitata da classifica di concorso ad andare al sud e a fare il pubblico ministero, faccio il pubblico ministero dal 1989. E da subito ho apprezzato l'equilibrio, e voglio sottolineare questo aspetto perché è un aspetto oggi messo in discussione, e ho subito apprezzato l'equilibrio tra ruolo del pubblico ministero, che è
un magistrato che porta la cultura della giurisdizione nel fare le indagini e che dirige le indagini con quello della polizia giudiziaria, che ha consentito grandissimi risultati, non solo investigativi, perché si sente sempre solo esclusivamente parlare di arresti, ma quello che a noi magistrati importa è che gli arresti poi diventino condanne, che si arrivi al dibattimento, che il sistema produca un'efficace repressione non solo con gli annunci di arresti, ma con processi che vengono fatti e che debbono essere fatti. Quindi io ritengo che questo sia stato fatto e sia stato fatto grazie e soprattutto a un modello di lavoro, anche questo frutto di esperienza. Ieri pomeriggio ho avuto la fortuna di assistere ai lavori e condividendo punto per punto le critiche che sono state fatte al nuovo codice antimafia, quello che più mi ha colpito è che unanime è stata la critica principale. Questo codice non è il frutto di un'elaborazione di memorie e di vissuti anche tragici, ma è un qualche cosa sparato lì per fare colpo, per dire che si è fatto qualcosa. Ecco, negli anni... Proprio dall'esperienza tragica ma vittoriosa, quindi un'illusione che ha avuto un risultato, del terrorismo, grazie a iniziative spontanee, proprio alla fine del periodo buio del terrorismo, quindi all'inizio degli anni 80, si è andato nelle prassi, poi è stato di fatto diventato legge, però si è andato affermando un metodo di lavoro che è stato fruttuosissimo, quello del coordinamento spontaneo tra gli organi inquirenti, dello scambio di notizie, dello scambio di verbali, delle informazioni in perfetta sintonia con la polizia giudiziaria che a sua volta si era anche specializzata. Il risultato è stato quello che è stato esportato, ricordo a tutti l'esperienza palermitana, quindi è stato esportato a quella che era la criminalità mafiosa, questa esperienza che era stata veramente felice negli anni del terrorismo e di fatto spontaneamente, io uno per tutti, Chinnici, il pool dell'ufficio istruzione di Palermo, nasce spontaneamente negli anni 80, viene poi portato avanti dopo la tragica morte di Chinnici dal giudice Caponnetto e non solo tra i giudici istruttori, perché allora gli uffici inquirenti si dividevano tra il pubblico ministero e l'ufficio istruzione, ci si accorge perché fino ad allora non si avevano avuti frutti giudiziari, tanto che si poteva essere consentita l'affermare che la mafia non esiste perché non c'erano processi, non c'erano sentenze passate a giudicato. Questo era stato l'alibi che aveva consentito a molti di affermare che la mafia non esiste. Le indagini mafiose, per chi le ha svolte, sa, le indagini sulla criminalità mafiosa, per chi le ha svolte, sa che sono indagini estremamente complesse, che necessitano di una strategia comune, che necessitano del superamento proprio del lavoro individuale. Il magistrato in genere è molto individualista, necessita della lettura coordinata di episodi che altrimenti sono insignificanti. Noi li chiamiamo reati spia. L'incendio di un cantiere di per sé è un fatto che viene classificato come minimo se viene letto in un contesto singolo, se viene invece letto e armonizzato con altri episodi e con certi sintomi presenti sul territorio ha un certo significato. Quindi venne messa a frutto quell'esperienza di lavoro comune e si arriva al grande maxi processo. Il resto purtroppo è storia tragica, ce l'ha ricordata Alberto Nogli. L'efficacia dell'azione, io oggi voglio dare, penso di essere l'ultima a intervenire, quindi un segnale positivo, il mio è un intervento purtroppo non solo positivo, però sicuramente voglio mettere un segno più a quella che è stata l'esperienza, perché in quegli anni l'efficacia dell'azione della magistratura è legata anche a interventi legislativi ben distanti. Ieri abbiamo iniziato ricordando, è intervenuto il senatore Latorre, il padre di quelle fondamentali modifiche che hanno fornito alla magistratura degli strumenti assolutamente importanti, essenziali, penso all'articolo 416 bis, all'introduzione della possibilità di colpire nei patrimoni i mafiosi. Il codice del 1988, quello di cui vi dicevo all'inizio, che ha
abbiamo sentito la direzione, questo è un dato fondamentale, non a caso è così fondamentale che oggi viene messo in discussione, la direzione delle indagini al pubblico ministero. Nel 1991, frutto dell'esperienza, abbiamo un pacchetto antimafia, quello sì, un serio pacchetto antimafia, che viene a dare veste di legge a quella esperienza spontanea che aveva connotato l'esperienza siciliana degli anni 80, creando le direzioni distrettuali antimafia, concentrando quindi nell'ottica appunto del coordinamento in 26 procure, quelle dei distretti delle corte d'appello, indagini che erano sparpagliate in 166 uffici che sono quelli delle procure della Repubblica presenti sul territorio, con un'azione di coordinamento centralizzata dalla direzione nazionale antimafia. Questo è un intervento serio, serissimo, non certo l'intervento di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, con cui ci dovremo a breve misurare. Quindi quell'assenza di coordinamento, che aveva comportato dei prezzi altissimi in termini di efficacia e di incisività dell'azione repressiva delle forze dell'ordine, ma anche e soprattutto di credibilità del sistema giudiziario, un problema che sembra che non siano passati gli anni, perché il problema della credibilità del sistema è un problema attualissimo anche oggi. La modalità di lavoro per gruppo, di lavoro coordinato, ha poi influenzato negli anni, anche oggi è stata citata, altre esperienze, penso ai gruppi di investigazione nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione, nei confronti di reati economici. Ci si è accorti che il metodo del lavoro in pool è un metodo decisamente più fruttuoso ed incisivo. Per ritornare al problema delle mafie al nord e di vedere che cosa ha fatto, quello che ha fatto la magistratura genovese, sì, io vengo da Genova e sono contaminata a parlare della magistratura genovese, ma quello che ha fatto la magistratura milanese lo ha raccontato Alberto Nobili. Per rimanere al tema delle mafie al nord, noi dobbiamo dire grazie ancora una volta alla legislazione del terrorismo, perché le attenuanti che avevano favorito la dissociazione e la collaborazione dei terroristi in quegli anni sono state estese anche ai mafiosi, e negli anni 80 abbiamo assistito alla proliferazione dei collaboratori di giustizia, uno strumento assolutamente essenziale per penetrare i segreti di associazioni che sono segrete, solo dal di dentro, sapendo qualcuno che tradisce dal di dentro, ci consente di comprendere i segreti di queste associazioni. Quindi negli anni 90 abbiamo avuto tutta quella raffica di successi che hanno sicuramente alimentato una grande illusione. Abbiamo avuto arresti, abbiamo avuto condanne, abbiamo avuto grandi processi. Alberto Nobili è stato il protagonista di un processo, lo sapete che la polizia giudiziaria ama chiamare i grandi procedimenti con delle denominazioni che si ricordano, Nord-Sud, penso a Wall Street, penso a tutti i processi dell'ortomercato in Piemonte, agli indagini contro i siciliani, contro i calabresi, alle indagini per l'omicidio di Bruno Caccia, un omicidio di matrice ndranghettistica che viene commesso nel 1983, quindi non oggi. Penso allo scioglimento del comune di Bardonecchia, quindi tutta una serie di sintomi, qualche cosa più di sintomi, che ci fanno affermare che certe presenze non sono presenze di oggi. Attraverso l'azione della magistratura, che ha scritto la storia delle mafie in Italia, di fatto è la magistratura, abbiamo sociologi, abbiamo professori universitari, abbiamo romanzi, ma chi ha scritto la storia della magistratura, della storia della mafia in Italia, di fatto è stata la magistratura con i suoi provvedimenti. La magistratura ha consentito di ricostruire l'evoluzione delle presenze mafiose al nord, la capacità di radicarsi mimetizzandosi, utilizzando il riciclaggio, non sto qui a dirvi. Ieri è stato molto apprezzato chi è intervenuto, ho partecipato al gruppo sul riciclaggio, perché in maniera molto semplice è riuscito a spiegare a noi che cos'è il riciclaggio, come viene attuato il riciclaggio e le difficoltà di combattere il riciclaggio. Abbiamo la magistratura con le sue indagini ha compreso che le mafie mettono in piedi non solo fatti di sangue, omicidi, quelli che sono i reati classici, ma anche operazioni finanziarie sofisticate. È arrivata a condizionare la politica, non solo quella locale, addirittura ha eletto dei senatori in Parlamento, ed è arrivata a penetrare l'economia legale.
Quindi possiamo con certezza, alla fine di questa nostra giornata di riflessione, dire che il problema esiste, che è un problema reale. Pensate che la Liguria è stata il laboratorio, tutti si dimenticano di citare un'indagine fondamentale che non ha sortito effetti processuali, che continua a consentire di dire che in Liguria il problema non esiste, ed è un'indagine, nessuno di voi se la ricorderà, che ha visto arrestare l'ex presidente della regione Liguria, candidato deputato nazionale, Alberto Teardo, ed è un'indagine fondamentale perché è una specie di laboratorio di tutto quello che poi è successo in Italia negli anni 80 e 90. C'è la commissione della pubblica amministrazione con la criminalità organizzata, c'è la presenza della massoneria, ci sono atti intimidatori forti nei confronti dei soggetti che non si sottomettevano, e ci abbiamo anche una soluzione, perché nonostante il clan Teardo fosse stato portato a giudizio con l'imputazione di associazione di stampo mafioso, bisogna andare a leggere quei provvedimenti, perché c'erano tutti i presupposti. Teniamo presenti che quei processi vengono svolti negli anni, ai primi degli anni 80, quindi con un'elaborazione giurisprudenziale molto fresca, il reato del 1982, la soluzione di Teardo, il processo Teardo del 1983, ma leggere quegli atti ci fa capire, ci fa comprendere che cosa è stata e come viene da lontano una certa modalità di azione delle organizzazioni criminali e delle modalità di intendere pubblica amministrazione e di intendere tutta una serie di reti di potere sul territorio. E nel momento in cui, sicuramente questo è stato detto, la magistratura tocca aspetti delicati di quella zona grigia dei rapporti tra mafia e politica, viene immediatamente cercato di ridimensionare la capacità di azione agendo sugli strumenti. Uno fra tutti, la legge numero 45 del 2001 sui collaboratori di giustizia, che fa sì che proprio a Milano, negli anni dal 1991, quindi quando ci sono iniziate le prime vere e serie collaborazioni, a Milano è paradigmatica, dal 1991 al 2001 ben 223 richieste di programmi di protezione, solo 12 tra il 2001 e il 2007. Questo come proprio plasticamente rendere che cosa ha significato l'introduzione e la modifica di una legge che doveva essere modificata perché aveva aspetti problematici, ma non modificata così come è stata di fatto modificata. Abbiamo negli anni più recenti assistito a tanta propaganda, il testo unico antimafia fa parte di questa propaganda, tantissime promesse non mantenute. E nonostante tutto, e di nuovo voglio essere ottimista, nonostante le polemiche, le aggressioni nei confronti della magistratura, il periodo post-Tangentopoli è tutto un attacco all'azione della magistratura, l'effettività dell'azione della magistratura è continuata. Ancora qui cito i nomi delle operazioni di cui sicuramente avrete sentito parlare in questi giorni: Crimine Infinito, Cerbero, Sparco Sud, Tenacia, Minutauro per il Piemonte, Maglio 3 per la Liguria. Queste sono le nuove indagini, sono i nuovi processi che hanno accertato come l'andrangheta si è infiltrata sul territorio. L'andrangheta è la mafia emergente, quella che si è consolidata al nord. Hanno quindi queste indagini accertato che l'andrangheta si è infiltrata sul territorio, arrivando proprio a colonizzarla attraverso quelle strutture che sono i locali, che operano con autonomia. Ne abbiamo accertati, una cosa poi è quello che hanno accertato le indagini, un'altra cosa la realtà, di accertati ne abbiamo 14 in Lombardia, 9 in Piemonte, 4 in Liguria, che operano in stretta connessione con la Calabria. Queste indagini sono indagini importanti, sono durate anni, non sono indagini da propagandare come risultati del governo di turno, ma sono indagini che sono costate fatica alla magistratura, che sono costate fatica alle forze dell'ordine. E un esempio tra tutti, un esempio virtuoso, cito proprio la Procura di Milano che ha provveduto, a proposito di tempi della giustizia, ha eseguito gli arresti il 13 luglio del 2010, 160 persone indagate che sono tuttora detenuti, e il 16 dicembre del 2010
neanche sei mesi dopo ha avuto la possibilità di chiedere il rinvio con giudizio immediato, per chi fa questo lavoro significa saltando l'udienza preliminare, per poter fare questi processi, perché la risposta di giustizia deve essere necessariamente una risposta celere, veloce, e questi processi sono già iniziati, alcuni processi hanno anche già avuto la sentenza, penso ad esempio alla sentenza per l'omicidio più importante di questa operazione, l'omicidio che è stato accertato e sia stato commesso da un soggetto che è diventato collaboratore di giustizia. Ebbene, abbiamo già una sentenza in abbreviato, questa è la risposta a quel brutto 150° posto che purtroppo, ahimè, ci tocca avere. Quindi io non posso che dire bene, pur nella assoluta consapevolezza, mio malgrado sono anche un dirigente dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi i problemi della giustizia e della magistratura li ho ben presenti, e certamente di fronte a quel 150° posto mi fa piacere portare qui degli esempi virtuosi, perché fare questi processi, mettere in piedi questi massimi processi è qualcosa di assolutamente problematico. Ebbene, nonostante tutto ciò, le linee di tendenza di cui vi dicevo sono volte, nonostante questi successi, perché poi i governi si fregiano dei successi degli altri, nonostante questo la linea di tendenza è quella dell'assoluto depotenziamento del ruolo del pubblico ministero. E come lo si depotenzia? Si intaccano gli strumenti, prima fra tutte le intercettazioni, vediamo i dibattiti che cosa ci aspetta, e soprattutto attraverso la sottrazione della direzione delle indagini e dell'iniziativa dell'azione penale al pubblico ministero, nel senso che oggi, l'ho detto all'inizio, un elemento importante di successo dell'azione della magistratura è stato la dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero. Nel momento in cui viene sottratta la polizia giudiziaria al pubblico ministero, la polizia giudiziaria purtroppo risponde al governo di turno, con le conseguenze che potete bene immaginare. Quindi si cerca di svuotare le attribuzioni del pubblico ministero sull'avvio delle direzioni delle indagini, e quindi attraverso questo sicuramente di depotenziare quella che è l'azione positiva della magistratura. Concludo dicendo che per contrastare le mafie e la criminalità organizzata vi è la necessità di un serio progetto politico, di una seria volontà politica. Non dobbiamo parlare di emergenza, il problema della criminalità organizzata è un problema strutturale al nostro paese, quantomeno risale, quest'anno abbiamo celebrato i 150 anni dell'Unità d'Italia, quantomeno risale all'Unità d'Italia anche prima. Non può essere affrontato in un'ottica propagandistica, in un'ottica demagogica che è quella a cui assistiamo quotidianamente. Il contrasto alla criminalità organizzata deve essere fatto con sinergia istituzionale, deve essere fatto con intelligenza, con determinazione, con grande razionalità. L'azione dell'autorità giudiziaria ovviamente, pur nelle continue difficoltà, continuerà la sua efficacia se la lotta alla criminalità organizzata verrà affrontata nei termini di cui vi ho detto. Lo ha già detto Alberto Nobili, vi è l'assoluta necessità di risorse, di mezzi, di strumenti adeguati, di leggi adeguate, non di quelle leggi che ci stanno propinando e che dobbiamo applicare, di atteggiamenti costruttivi. Atteggiamenti costruttivi che nascono esclusivamente dalla consapevolezza della gravità del problema e anche dalla memoria di quello che è stato la lotta alla criminalità, alla memoria di quanti si sono sacrificati per arrivare ad affermare la legalità in Italia. E consentitemelo, vi è, per riuscire a vincere questa battaglia, l'assoluta necessità, lo dico a gran voce e con grande fermezza, di una magistratura autonoma e indipendente. Grazie.